adesso io ho fatto il corso da direttore sportivo, volevo fare un qualcos'altro e alla fine faccio l'allenatore, parlo con procuratori, parlo con presidenti, perché sai, essendo in una squadra cinese dove a livello economico molto forte, in Eh questi sì. anni mi hanno contattato in tanti. E io dico sempre che la parte migliore di questo mondo restano sempre i calciatori. Restano Sì, sempre i calciatori. ma se non sono i calciatori non esiste il calcio. Lo so, però vedi, anche io faccio un esempio. In questo periodo si chiede a chi di tagliarsi lo stipendio? Ai calciatori. E giustamente in questo momento i calciatori, quasi ognuno dà il suo contributo. Ma poi Sì. mettiti nei panni di quelle società che, non so, un giocatore soffre un infortunio importante, per 6 mesi non si allena, la società non se ne frega un cazzo. Rescissione di contratto. Però, Basta. in questo momento ai calciatori si chiede di ridursi lo stipendio. Oppure se c'è un problema, la colpa è dei calciatori. Però quando c'è dell'emergenza. I calciatori sono, quando si uniscono, sono così forti, ma sono perché il 90% di noi viene da altre vite, no? Da un'altra Certo. vita sociale, tante Bravo. cose diverse. Noi non ci dimentichiamo di quello. Allora, ogni volta che manca qualcosa, i calciatori ci stanno per l'aiuto, Certo, no? no. E No, soprattutto in ma questo periodo. c'è un'ipocrisia intorno al mondo del calcio solo perché comunque giovani, si guadagnano tanti soldi e quindi è giusto. Sicuramente il guadagno è un guadagno importante, ma mica è colpa del mondo del calcio, Ma sì, ma io capito? sempre dico che a noi ci hanno fatto imparare come essere un calciatore, come arrivare a essere un calciatore, ma chi ci ha preoccupato per il dopo calciatore? No? Certo. Quando un calciatore smette, siamo in pochi quelli che le diciamo guarda che qui sbagli perché con 35 e 36 anni sei giovane. Certo. Sai fare un'altra cosa? Vabbè, allora comincia a studiare. Vai pensando che sarai, che farai una volta che finisca la tua carriera. Ma in pochi pensano così, no? Matti, la gente pensa che i giocatori guadagnano e che dopo hanno la possibilità di vivere di rendita. E io ti dico che ci sono statistiche che dimostrano che solo il 3% dei calciatori professionisti dopo, a fine carriera, ha la possibilità di vivere di rendita. Perché? Sì. Perché intorno ai calciatori vive un mondo Ma sì. di merda, e di Sì. merda, e tanti di questi calciatori purtroppo non riescono più a conservare, o che sbagliano investimenti, ma a tutti quanti è capitato, capito? Ma sì, Però io ti dico, quando te hai ancora oggi iniziato, sono. cioè, avevi ristorante, non lo so, farmacia, tutto, perché vengono tutti a dirti, ho un negozio, Bravo. metti, no? E noi Ho andiamo chiuso lì. tutto, non c'ho più niente. E no, Azzerato tutto, ho basta. perso, arrivederci e grazie. Ma perché poi alla fine, quando non li puoi gestire in prima persona le No, no, cose, sei il figlio di una. Sì, te, hai visto? Una paga, hai visto quella là che. No? alla Basta. Sai che ho un'accademia a Houston adesso, anche. Il giorno che smetta di fare l'allenatore, vado lì a Houston. E ho Bello. fatto un'accademia da un anno che ce l'ho lì. Bello, bello il posto. Ah. E dai, se hai bisogno vengo a fare l'istruttore. Sì, no, se te se hai bisogno, siete in 13, porta un altro in più. 14, vengo in Cina, dai. Matti, ma oltre al calcio adesso, che hobby stai facendo? Vai No, a cavallo niente. ancora? Non so. Sì, quello ce l'ho. In Argentina, sì, quello sì, quello mi piace. Io sono No, no. lì, di terra, sono terrone. Passione per andare sulla neve a fare snowboard. Sì, fai? No, a me mi dà paura. Ho fatto una volta, ma casco troppo. No, io all'inizio cascavo sempre e invece
esce poi con i miei figli, con mia moglie, prendiamo, andiamo e ci divertiamo. Mi piace a tutti. No, ma quello sì. Ti dico. Ti ricordi a Parma quando avevamo comprato i go-kart? Certo. Andavamo... Quello certo. Sì, mi piace. Quello mi piace. Ma ogni tanto vado lì, ma... Oh, ma ti aspetta un attimo, perché la gente sta parlando di operai, di quelli che vivono con 500 euro al mese. Ragazzi, siamo vicini a tutti. Sì, aiutiamo. Veniamo da famiglie che guadagnavano non i milioni di euro, e sappiamo tutto quello che era un discorso a 360 gradi, perché si critica i calciatori, ma in questo momento io vedo Mattias dopo tanti anni e per questo parlo di tutto. Ma no, quella bellezza, questa di vedersi così, no? Che sei spontaneo, non c'è qualcosa che... È una... Sì, parli come... Sì, no, sì. Ma è... Ma sì. Manca solo il mate, Matti. Manca solo no, il mate. Ce l'ho lì il mate, ce l'ho lì il mate, ma vivo con il mate. Sì, vivo ancora, con il mate. Ancora ne bevi tantissimo, Matti? Sì. Io mi sveglio e la mia colazione è il mate. Il mate. Sì, arrivo all'allenamento che facciamo tutti, diciamo quello che faremo sulla giornata d'allenamento con il mate. Ma sì. Matti, tu invece come giochi? Io gioco 4-2-1-3. Ah. E gioco abbastanza, quasi tutto mano a mano gioco. Uh-huh. Sì, bello. Faccio. Sì, dinamico. Ti piace bello aggressivo, bello duro. Sì, sì. Uh-huh. Sì. Ma ecco di qua, mi mancava vederti così, oh. Mi mancava vederti così, cacchio. Sì. Matti, sei in contatto con gli altri? Con gli argentini o... No, perché... ho visto che io poco. Adesso so. Questa quarantena ho cominciato a pensare e sono come un po' melancolico, no? Sì. E lì dico, perché è un difetto che ho io di non parlare, di non chiamare, ma sono chiuso. E sono sempre stato così, ma con qualcuno parlo, ma sì, mi fa piacere, io le seguo a tutti, vedo, mi fa piacere quando qualcuno sta bene, ma no, sono un po' come timido in quel senso, no? Sì, vabbè, ma tu in campo, sai cos'è che, Matti, che la gente si ricorda di te con quei capelli lunghi, con quel modo di giocare sempre aggressivo, che menavi tutti, alla Lazio correvi per Roberto Mancini e per gli altri correvi da solo, poi sei venuto alla Parma e correvi un po' di meno perché c'ero io dietro. Ero finito. C'eri tre dietro, te con Turan. Sai che domanda te vorrei fare? Te come allenatore, te hai un Cannavaro che è forte, bravo, aggressivo, bravo di testa, bravo l'anticipo, te lo metterei sulla parte sinistra o sulla parte destra? Ma sai cos'è? Che io te lo dico, io ho sempre giocato a centro-sinistra, perché io giocavo con Nesta, e mi mettevo a centro-sinistra. Giocavo con Lilian e giocavo a centro-sinistra. Sì, io sì. L'unica volta che ho giocato... giocavo a destra, centrodestra. Come ha finito? Ho vinto un mondiale. Va bene, allora hai visto? Ho vinto un pallone. Ho cominciato a pensare di calcio. Ho cominciato a pensare da calcio. Ho vinto un mondiale. Ma sai cos'è, Matti? Sì. Che io mi ricordo che c'erano degli allenatori, giustamente, no? Tra Cannavaro sul sinistro e Turam sul destro. Facciamo giocare Cannavaro, che sicuramente sul suo mancino può commettere più degli errori e può da dietro l'azione è meno pulita. E sì. Invece poi quando mi sono messo a destra, la visione del campo è un'altra. No, c'avevi qualcosa che con sinistra doveva fare un tempo in più. No? Bravo. O avere meno precisione. Meno precisione col sinistro, oppure dovevo rientrare. Avevo un tempo in meno.
Però io per anni, anche perché Liliam, tu te lo ricordi, Liliam mamma era... mia, che bravo Liliam, e Alessandro però, anche sì. Alessandro, allora sì. Sai, io che comunque sapevo i miei limiti, non era un problema, perché io rubavo la palla, la davo a Mattia Salmeta. Noi eravamo intelligenti in quello, eravamo coscienti di quei limiti che avevamo. Dei nostri limiti nel calcio, Ma scherzi, Matti, ma scherzi. Sì. Cioè, tanta gente pensa invece di non avere limiti e vuole fare delle cose che non può fare. Sì. Però, sai, noi, io ti dico, con le caratteristiche che avevamo noi, che sicuramente era più quelle di a livello agonistico, a livello che ignoranti. Ma bello avere i calciatori così, Te se hai oggi uno così, le dai, sei il mio capitano. sì, perché entreghi l'anima. È bello, lo fai con molto amore, con passione. È vero, vero, vero. No, noi ma siamo stati così. Poi in una squadra, sai, c'è quello che è il fighettino, c'è quello che invece... Hanno bisogno dell'ignoranza. Loro hanno bisogno dell'ignoranza. Sì, però ti dico, alla fine io guardavo l'anno scorso, io ho dovuto far giocare un ragazzo che è sempre stato abituato a giocare a destra, l'ho messo a sinistra, però alla fine a noi allenatori cosa interessa, Matti? Interessa la disponibilità di un giocatore. Sì, quello, te lo vedi che hai voglia, quello che è sinistro, si allena perché sa che non c'è un sinistro dietro, vai fuori. Sì. Vai. No. E guarda un po', sì. Bravo, capito. Ma per questo sì, alla fine ci sono molte dinamiche, tu le stai vedendo da allenatore, e come hai detto tu hai 14 nazionalità diverse. Sì. Io ho dei giocatori cinesi con delle abitudini diverse, e tu non so se tutti parlano in spagnolo, a me non parlano in italiano, ne parlano inglese e neanche spagnolo, quindi io ho un traduttore. Sì, anch'io, il traduttore, sì, l'inglese mio è malo. Ma dobbiamo migliorare, Matti. Very bad, sì. Very bad. No. Ma tu studiando, sto studiando adesso. No, è fondamentale, ormai è fondamentale. Sì. Ormai è fondamentale. Però, dai, alla fine io non pensavo che mi piacesse così tanto allenare, io lo dico sempre. Ma penso che anche questo te lo fa anche a te. Ho perso la vista perché io da vicino non vedo più a niente. Anch'io. Io da vicino ti dico, adesso ti sono due anni che ho messo gli occhiali. Io lo uso solo da vicino. Ma sai che faccio? La carta del ristorante le fai così. Praticamente il menù lo metti a un metro e mezzo. Sì. Ma è l'età, è proprio l'età. Sì, un po' l'età, un po' che io ti dico, io lavoro tanto al computer, quindi... Sì. Ma penso anche tu... Ti hai perso anche il colore. No. Il colore di occhi? No, il colore di occhi che hai. Sì. No, il colore degli occhi, Matti, quello no, quello è... Capito, quello è sempre... Va sempre bene. Sì, E pensa che nessuno dei miei figli ha il colore dei miei occhi. Hanno saltato una generazione. Hai maschi? Paolo ha due maschi che giocano nel Sassuolo. E c'è la femminuccia Sofia, anche lui, che si chiama Sofia. Bravo. Sì, bravo, sì. No, bravo. Ma non so, peccato che evidentemente non sta guardando internet, perché di solito viene e ti salutava, se no. Sì, sì. Va bene, Fabio. Oh, Matti, mi ha fatto piacere salutarti, vederti. In bocca al lupo per la tua carriera. Spero di vederti presto. Sì, dobbiamo fare un amichevole. Facciamo un amichevole. Tutto questo. Bravo, infatti. Cerchiamo di fare un amichevole, anche se tu stai dall'altra parte del mondo come io. Però, dai, vediamo di fare qualcosa. Ti abbraccio forte. Saluta la famiglia, Paolo, tutti, Silvano. Sarà fatto, mi raccomando. Mi fa piacere vederti bene. Ogni tanto scrivimi. Sì, ti scrivo, dai, ti seguo. Ciao, grande. Ciao, Fabio.